sono appena laureata il 10 marzo del 2011 nella facoltà di Lettere e Filosofia di Ferrara, in un corso di laurea in Lettere Moderne. La mia tesi però invece non è proprio strettamente legata alle lettere, ma è più legata alla museologia. E infatti la mia tesi è Bertoldi, Francesco Leopoldo Bertoldi, tra storia e collezionismo. Perché fare la tesi su Bertoldi? Ho fatto intanto un bellissimo tirocinio qui in biblioteca assieme alla dottoressa Bolognesi, che mi ha introdotto a questo personaggio e mi ha intrigato proprio perché era un personaggio che anche purtroppo a livello locale non è conosciuto. E la mia idea di tesi è quella anche, non soltanto la solita tesi compilativa che si approfondisce una cosa già studiata, ma anzi studiare un qualcosa che ancora non è ancora stato toccato. Per cui volevo approfondire la storia di questo personaggio non soltanto sotto il punto di vista storico, ma anche sotto il punto di vista del collezionista Bertoldi. Bertoldi era uno storico innanzitutto, ma in quel tempo gli storici dovevano avere lo studio di varie discipline considerate minori, come per esempio anche la cronologia o l'antiquariato. E per cui Bertoldi si avvale dell'aiuto di queste discipline minori per avvalorare le sue tesi storiche. Lo studio della numismatica o dell'antiquariato era funzionale per uno storico come Bertoldi, che doveva avere delle fonti su cui basare le proprie opinioni. Ci sono moltissimi documenti nella Biblioteca Comunale Ariostea. Ci sono le collezioni Antonelli, sono ricche di lettere scritte da Bertoldi, dal suo maestro Vincenzo Bellini, proprio sulle problematiche del Museo Ferrarese e su quali avvenimenti ci sono stati in quel periodo storico, come si relazionavano i collezionisti, per cui più che altro la ricerca di un epistolario mi ha aiutato nella ricerca. Ho iniziato a scrivere la tesi quando ancora studiavo, era il terzo anno di università, per cui mi ci è voluto un anno buono per completare la ricerca. Purtroppo per la mancanza di fonti su cui andare a attingere le mie informazioni. Subito lì per lì non era molto entusiasta, perché uno che non si era mai sentito fare una tesi su questo Bertoldi non lo ispirava tanto, però con la ricerca, visto che invece era un uomo intrigante, e per cui gli è piaciuto il mio lavoro e alla fine è stato molto entusiasta di quello delle mie tesi, insomma. L'Argenta è una piccola città che non è niente, sembra che non sia niente di particolare, però invece ci sono passati proprio di qua dei grandi uomini, dei grandi studiosi che ci hanno fatto la storia, non soltanto Bertoldi, ma anche Aleotti è uno dei grandi nomi, per cui mi sembra che con il mio lavoro io possa dare una valenza in più alla mia città.